PNRR Salute, oggi in regione l'incontro tra Bardi, ANCI, UPI e Agenas, intanto dall'Europa altri 625 milioni. Trivellazioni in Puglia, Basilicata, parla il coordinamento nazionale NoTrib. Lavoro presentato a Matera l'avviso, spazio ai giovani, iniziativa promossa dal Comune. Oggi la cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo Capitale Italiana del Libro 2022. Ben ritrovati in studio, in primo piano parliamo di PNRR di salute perché in Regione Basilicata si è tenuto l'incontro tra il governatore Bardi con l'ANCI, l'UPI e l'Agenas. Sul posto per noi Nico Basile. Ottenere consenso e partecipazione su un tema così delicato come quello della salute. Questo è l'obiettivo di un incontro tra il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi con le delegazioni lucane di ANCI, il presidente Andrea Bernardo e il responsabile sanità Giovanni Lettieri e UPI rappresentate da Piero Marrese, alla presenza in collegamento di Domenico Mantoan, direttore generale di Agenas. Intervenuto tra gli altri l'assessore al ramo Leone, sono state illustrate le linee guida delle misure contenute nel PNRR che riguardano la sanità con le ricadute che si avranno sui cittadini lucani anche e soprattutto nelle mutate esigenze durante l'emergenza Covid. Stando alla relazione di Bardi, in Basilicata saranno strutturate 17 case di comunità per un importo di circa 25 milioni di euro, rispettivamente 11 in provincia di Potenza e 6 nel Materano, ed ancora 5 ospedali di comunità grazie a 11 milioni, 3 sul Potentino, senza conteggiare il San Carlo nel capoluogo regionale, e 2 nel Materano, senza il Madonna delle Grazie nella Città dei Sassi. Al centro, ha evidenziato il presidente lucano, garantire un accesso equo alle cure capillari e promuovere l'utilizzo della telemedicina. Questo sarà il primo di una serie di incontri tra la regione, i sindaci e i rappresentanti degli enti locali, al fine di una condivisione delle scelte che saranno compiute nei prossimi mesi. Ancora in corso, daremo maggiori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri notiziari. E sempre sul piano nazionale per la salute al sud ci sono ulteriori 625 milioni dall'Unione Europea aggiuntivi ai fondi del PNRR. L'Italia, per la prima volta nella sua storia, avrà finanziato dalla Commissione europea un piano operativo nazionale salute. Non era mai successo prima. Si tratta di 625 milioni per la sanità del nostro Mezzogiorno. Una sfida ambiziosa, ma alla nostra portata. Il ministro Speranza guarda con ottimismo alla rivoluzione che sta per investire la salute nelle regioni meridionali. Per la prima volta la Commissione dell'Unione Europea finanzia infatti un piano operativo nazionale, PN, sulla salute, per il quale si avranno 625 milioni dedicati al Mezzogiorno che si vanno ad aggiungere ai fondi per la salute del PNRR. L'annuncio arriva dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione martedì sera alla Commissione Affari Sociali in merito al tema della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR illustrato prevede tra l'altro anche 1.350 case di comunità, 400 ospedali di comunità, 280 interventi digitali, 300 interventi di sostenibilità ospedaliera, oltre 4 miliardi per il parco tecnologico e 520 milioni per la ricerca biomedicale. Puntiamo sul PN Equità nella Salute, ha spiegato Speranza, per contrastare la povertà sanitaria nelle 7 regioni del sud che hanno maggiori difficoltà ad erogare le prestazioni di assistenza, soprattutto alle fasce più vulnerabili. Ecco perché si è cercata una modalità strumentale che consentisse a livello regionale di procedere all'attuazione degli interventi di propria competenza, mantenendo in capo a livello centrale il coordinamento e la capacità di monitoraggio, interazione ed eventuale intervento. Abbiamo deciso di sottoscrivere con ciascuna regione e provincia autonoma un contratto istituzionale di sviluppo, CIS,
che verrà accompagnato da uno specifico piano operativo. Il piano sarà articolato su 4 priorità di intervento: contrasto alla povertà sanitaria, salute mentale con il potenziamento dei relativi dipartimenti, screening oncologici per i quali si prevede di potenziare la capacità di individuare e includere nei programmi la popolazione target, e salute di genere con il rafforzamento della rete dei consultori familiari. Ed ora i dati della pandemia. La Task Force regionale della Basilicata comunica che nella giornata di ieri, 15 febbraio, sono state effettuate 1.643 vaccinazioni. A ieri sono 466.148 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 431.975 quelli che hanno ricevuto la seconda, 327.796 quelli che hanno ricevuto anche la terza dose. In totale sono 93 le persone ricoverate, 48 al San Carlo di Potenza, di cui nessuno in terapia intensiva, 45 all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva. Nella stessa giornata sono stati processati 4.195 tamponi tra molecolari e antigenici per la ricerca appunto di Covid, di cui 786 sono risultati positivi, 831 le guarigioni. Inoltre è stato registrato il decesso di 3 persone, di un residente a Gallicchio, di un residente a Tramuto e uno a Matera. E ora cambiamo argomento, parliamo di trivellazioni in Basilicata e in Puglia. È intervenuta sul tema la presidente del coordinamento nazionale NoTriv. L'eventualità che si ritorni a estrarre petrolio in Puglia e in Basilicata come in altre zone d'Italia è concreta. Sulla spinta del contrasto al caro bollette e caro carburante è stato approvato dal MITE del governo Draghi-Cingolani il piano delle aree potenzialmente idonee alla ricerca petrolifera. La moratoria sui permessi di ricerca del 2019 è così da considerarsi chiusa. Una storia che secondo il movimento NoTriv ha antiche radici. Viene dallo sblocca Italia, viene quindi da una volontà che secondo noi trova una coincidenza in questi giorni sul caro bollette e naturalmente sul caro carburanti, ma è una decisione politica che viene da lontano e che trova nell'adozione di quello che doveva essere un piano regolatore, no? Il famoso piano delle aree idonee che è stato adottato l'11 febbraio a livello nazionale, uno strumento che secondo noi tradisce proprio all'inizio la motivazione per cui nasce. Il piano per le aree idonee era stato voluto precedentemente dal ministro quindi Costa e non appunto da Cingolani per definire una volta per tutte quali sono le aree dove si può trivellare e quali no. Ma soprattutto questo piano chiede un contributo alle autonomie locali, chiede un contributo alle associazioni sotto forma di osservazioni, quindi dire se sul proprio territorio si è d'accordo o meno. Insomma, tutto questo ha partorito un topolino, perché in realtà da un lato si è chiesto agli enti locali, alle associazioni e anche alle regioni, attenzione perché questo piano è stato adottato in conferenza Stato-Regioni, si chiede che cosa ne pensate e poi si arriva il 16 dicembre ad adottare un piano che di fatto dice che tutta l'Italia è tra virgolette trivellabile. Questo che significa? Significa che ad esclusione di pochissime aree che sono appunto il Trentino piuttosto che alcune zone della Toscana e della Sardegna, tutte le aree sono possibilmente idonee alla trivellazione, quindi di fatto siamo punti a capo, usciamo fuori da una moratoria che è durata 2 anni, che sospendeva proprio nelle more dell'approvazione di questo piano i permessi di ricerca, le stanze di ricerca, e adesso si fa un nulla di fatto. A Matera il ripristino della pista ciclabile in contrada Pantano, nel servizio il punto della situazione. Questa pista ciclabile in contrada Pantano a Matera c'era una volta, ora non c'è più. C'è una storia di una promessa che poi in qualche modo non è stata mantenuta. Ce la racconta Vito Bubbico. La vicenda parte dal dicembre 2018, quando una delibera di giunta comunale del 511, se non ricordo male, del 28 dicembre, si decide di ripristinare il doppio senso di marcia in quest'area. In cui insisteva questa pista ciclabile, per consentire il transito delle auto in occasione delle manifestazioni alla Cava del Sole. Una ventina di manifestazioni ci sono state, iniziative alla Cava del Sole tutto il 2019, quindi circoscritte a quegli eventi. Invece fu ripristinato, fu smantellata la pista
e il doppio senso è rimasto per tutto il 2019. Anche questo sarebbe andato bene alla fine, ma doveva finire il 2019, perché, ripeto, negli atti ufficiali c'è scritto questo. Dopodiché ci sono state interpellanze, ma tutto è rimasto come prima. In quella stessa delibera veniva annunciata la rimozione temporanea e anche il futuro ripristino. Esattamente, esattamente, questo è scritto negli atti. L'ultima luce che si è accesa è stata con un post del sindaco Bennardi nell'agosto dell'anno scorso, il 12 agosto più o meno, in cui annunciava che avrebbe dato disposizioni per ripristinare in autunno la pista. È un peccato perché qui sono stati spesi 265.000 euro il progetto nel 2012 e altri 45.000 euro per la perizia che nel gennaio 2019 l'ha distrutta. Intanto il sindaco di Matera Domenico Bennardi, interpellato, fa sapere che purtroppo l'area in questione risulta essere a rischio idrogeologico molto elevato, una condizione che non consentirebbe una infrastruttura del genere. È intenzione di questa amministrazione, dice, procedere nel pieno rispetto delle regole urbanistiche e nella piena consapevolezza di un ripristino in totale sicurezza. In assenza di queste condizioni è inutile procedere. Ultima questione, aggiunge, nel momento in cui i grandi eventi con grande pubblico dovessero riprendere presso la Cava del Sole David Sassoli, il doppio senso di circolazione tornerebbe di utilità. In ogni caso, conclude, stiamo lavorando ad un altro bel progetto, una ciclovia che costeggerà tutto il fiume fino ad Altamura con un contratto di fiume tra Matera e la Leonessa di Puglia. A Policoro un nuovo bando per digitalizzare la raccolta differenziata. Il tema sottolinea l'attenzione dell'amministrazione a cogliere tutte le opportunità che il PNRR offre. Qui si tratta di un progetto per un finanziamento di 1 milione di euro teso a implementare il sistema di raccolta porta a porta e, come dire, regionalizzarlo secondo quelle che sono le linee guida di EGRIB. Voi già da parecchi anni portate avanti un discorso di raccolta differenziata porta a porta abbastanza spinta, ma in che modo potrebbe ancora migliorare grazie alla tecnologia? Ci faccia capire. Attraverso una serie, appunto, di implementazioni che prevedono, come dire, la digitalizzazione spinta attraverso strumenti hardware e software per la completa tracciabilità del ciclo di, come dire, conferimento, gestione e raccolta dei rifiuti porta a porta, ad esempio, ma anche attraverso l'installazione di, ad esempio, un ecocompattatore e di 10 ecocontainer intelligenti, sempre per la raccolta differenziata, che verranno distribuiti nel territorio comunale, attraverso l'impianto di un device che permetterà, ad esempio, la triturazione del vetro, e questo ci consentirà di accedere una maggiore remunerazione da parte del CONAI per quanto riguarda il conferimento del vetro, ad esempio, e quindi postazioni addirittura, appunto, intelligenti per la raccolta differenziata, e poi un'app interattiva che permetterà, appunto, da parte degli utenti un contatto diretto, uno scambio di notizie, sempre per quanto riguarda la gestione, l'ottimizzazione della gestione su scala regionale. È stato presentato a Matera l'avviso Spazio ai Giovani, aperto il laboratorio di innovazione sociale giovanile About. Uno spazio per le start-up, per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali ed educative, è il laboratorio di innovazione sociale giovanile About di Matera in piazza Matteotti. Enti pubblici e del terzo settore, scuole, università, privati e under 35 potranno avanzare proposte d'uso entro il giorno 10 del mese precedente all'attività da svolgere. Sul sito aboutmatera.it, moduli e regolamento. In uno spazio che può essere offerto a rotazione, nell'ambito anche della coprogettazione, co-working con giovani che possono intervallarsi anche con enti pubblici, si parla di università, associazioni per attività formative, ma anche società private che però possono venire qui a fare attività senza scopo di lucro. Per 5 ore, che possono essere reiterate anche nel tempo, per il primo anno fino a dicembre sarà gratuito, abbiamo delle risorse, poi troveremo il modo per rendere autosostenibile.
La struttura, accessibile, è dotata di più ambienti, di un'area snack e servizi per giovani mamme, di internet gratuito e di alcuni supporti informatici. Attraverso il mezzo informatico ci si può ovviamente collegare ovunque, quindi permetteranno anche di poter fare laboratori innovativi proprio in questo, proprio per avviare quella che è la nuova generazione tecnologica. Fornirà un'esperienza su utilizzo e costi di gestione il laboratorio, utile ad avviare anche altri spazi del comune. Un modello che ci permette di ancora gestirlo autonomamente e direttamente, che però può essere replicabile in altri spazi, penso anche alla Casa del Cinema su cui stiamo lavorando, penso ad altri spazi come Spine Bianche. La visita a Matera della console tunisina per creare nuove occasioni di sviluppo economico e commerciale. Io sono veramente onorata di essere ricevuta dal presidente. Da tempo noi abbiamo fissato tantissimi appuntamenti, ma è arrivata la pandemia e io ho insistito di venire a Basilicata perché ho letto tanto su questa regione e speriamo che sul piano economico sono sicura che ci sarà, con me o con il mio collega che verrà al sede del consolato, una collaborazione molto intensa e forte sul piano agricoltura e turismo. Abbiamo avuto modo di approfondire col console quelle che sono le caratteristiche della nostra regione, evidenziando soprattutto l'aspetto del turismo, dell'agricoltura, delle estrazioni petrolifere, che sono poi le cose più importanti che qui vengono fatte e che vengono esportate e quindi vengono prodotte. Si è parlato pure di questo collegamento con la Tunisia, mi diceva che qui appunto ce ne sono 900 presenti sul nostro territorio e l'interrelazione con la Tunisia, sicuramente io ho dato come regione la massima disponibilità perché ci sia questa interazione e la possibilità anche di stabilire dei contatti, soprattutto come diceva il console, per quanto attiene l'aspetto agricoltura e turismo, che sono due motori fondamentali della nostra economia. Raccontare i territori attraverso l'esposizione dei presepi, è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'APT Basilicata e la Diocesi di Rieti. Grazie a un accordo siglato tra l'APT Lucana e la Diocesi di Rieti, la Basilicata sarà protagonista delle celebrazioni per gli 800 anni dalla realizzazione del primo presepe a Greccio e dalla stesura della regola dei frati minori scritta da San Francesco a Fonte Colombo, approvata il 29 novembre 1223 da Papa Onorio III. A darne notizia il direttore generale dell'APT Basilicata, Antonio Nicoletti, nel corso di una diretta online in cui sono stati annunciati i vincitori della quinta edizione del contest Valle del Primo Presepe, che ha visto tra i giurati anche il maestro lucano Franco Artese. Sono molto felice di questa collaborazione, iniziata già da qualche anno con la produzione del grande presepe realizzato dal maestro lucano Artese, commenta Nicoletti, allestito nel Palazzo Papale di Rieti e ammirato in quell'occasione da oltre 50.000 persone. Una collaborazione che abbiamo voluto ampliare e strutturare. Nei presepi di Franco Artese si racconta l'identità lucana basata sull'accoglienza e si promuove i nostri paesi e le nostre aree interne attraverso la rappresentazione di scorci e momenti di vita della nostra tradizione. Un esempio ne è la recente iniziativa promozionale presso il Duomo di Torino, dove è stato esposto il grande presepe lucano che è stato ammirato da oltre 45.000 visitatori. Il carnevale tra la Basilicata e la Puglia, ecco quali sono i comuni che hanno deciso di festeggiare. Tricarico torna a mascherarsi. Nel comune del Materano si sfilerà la mattina del 27 febbraio nel totale rispetto delle norme anticontagio. Obbligatori green pass e mascherina per accedere all'area riservata alla manifestazione tra la chiesa di Sant'Antonio Abate e il centro storico. Prevista soltanto la sfilata delle maschere proprio per evitare che si creino situazioni di assembramento, rimandata dunque la tradizionale pantomima. Sarà un'estate in maschera invece quella pugliese, tutto rimandato
dedicato alla bella stagione per il carnevale. Nonostante i dati sanitari in netto miglioramento, le organizzazioni delle storiche manifestazioni adottano ancora prudenza, spostando ai mesi più caldi le sfilate dei carri allegorici. Ha così deciso il carnevale di Putignano, uno dei più antichi e longevi d'Europa, che ha già inaugurato la sua 628esima edizione con la manifestazione delle propaggini, ma nelle ultime ore ha rilasciato una nota in cui fa sapere che le opere in cartapesta sfileranno per le vie della città soltanto nel periodo estivo. Una decisione in controtendenza con quella presa dall'organizzazione del Carnevale di Viareggio in Toscana, che ogni anno attira visitatori da tutta Italia. Qui si sfilerà normalmente da domenica 20 febbraio a sabato 12 marzo. In Puglia rinviano anche Massafra e Manfredonia. Nel comune del Tarantino, dove la manifestazione è giunta alla sua 68esima edizione, si chiuderanno il 22 febbraio prossimo i tempi per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei maestri cartapestai. A Gallipoli, infine, si sfilerà nelle giornate del 24 e del 30 aprile, festeggiamenti soltanto rimandati, dunque, perché vogliamo che il carnevale non sia di nuovo un ricordo, ma nuovamente un momento di festa, così ha detto il sindaco del comune nelleccese Stefano Minerva. Attesa per oggi la nomina della capitale italiana del libro 2022, tutte le comunità della Basilicata e tutti i lucani sparsi per il mondo seguiranno con grande partecipazione la proclamazione della capitale italiana del libro. Aliano rappresenta pienamente i valori positivi della nostra terra e del Mezzogiorno, proprio perché nel corso degli anni ha saputo esprimere un dinamismo culturale che, pur radicato nella storia e nella identità di un popolo, guarda con fiducia in modo nuovo all'oggi per cogliere le opportunità future. Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, in una dichiarazione in vista appunto della proclamazione della capitale italiana del libro 2022. Oltre ad Aliano sono in Lizza, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone. E siamo allo sport, parliamo di calcio, Serie C, Andria e Potenza a braccetto, passo falso per il Picerno. Tra ottime conferme e pecche da metabolizzare, lo scontro in zona play-out della 27esima giornata del girone meridionale di Serie C divide la posta in palio tra Fidelis Andria e Potenza. Al degli Ulivi arriva un gol per parte, al termine di un match ad alta tensione che ha costretto le squadre in 10 uomini. Partenza in attacco per i biancazzurri pugliesi, allenati dalla coppia di Bari di Leo, ma sono i rossoblu lucani di Arleo ad avere la prima occasione. Undicesimo, sta filata da fuori aria dell'andriese d'origine Salvemini con guizzo aereo del portiere Saracco. Trascorrono appena due minuti, ma è la Fidelis a cogliere il vantaggio. Lungo traversone in profondità di Casoli a pescare di piazza. L'ex Catania, sempre pericoloso contro il Potenza, si libera con facilità di piana e con il destro trafigge Marcone. Si tratta del primo gol davanti al suo pubblico per il numero 9. La reazione ospite è nel tiro siderale di Gigli al 22esimo, ma la miccia viene accesa da un episodio. Il tempo della rimessa di Saracco e da centrocampo una trattenuta di troppo scatena il duello a muso duro tra Bubas e Bucolo. Rosso diretto ad entrambi tra le proteste delle panchine. Si torna finalmente a giocare e Cuppone prende letteralmente per mano il Potenza. Prima al 37esimo supera Riggio e trova la deviazione di Saracco sul primo palo. Poi ristabilisce il pareggio. Ad una manciata dal riposo il numero 27 si conferma vero condor d'aria di rigore e trasforma una parabola su punizione di Zenuni tra la festa dei 100 tifosi lucani al seguito. Il secondo tempo vive di folate con il Potenza più pericoloso, ma è l'Andria a mancare il gol al minuto 69. Lancio del solito Casoli per di piazza e colpo di testa incredibilmente sull'esterno della rete. Termina così con l'Andria proiettato ad Avellino e il Potenza a Messina. Stecca invece l'altra lucana Picerno, il Latina si conferma bestia nera e al Curcio vince per 2-0 grazie alle reti al 37esimo di Jefferson e 93esimo di Carletti. Stanchezza nelle gambe dopo la vittoria a Catania e laziali in netta supremazia hanno condizionato gli attacchi melandrini. Nel finale anche un rosso ad Angelo che lo costringerà fuori nel prossimo match in ottica playoff contro la Juve Stabia. Bene, tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci.